tiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi starà nel suo santo luogo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con frode. Egli riceverà benedizioni dall'Eterno e giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione che lo cercano, che cercano la tua faccia, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri capi, e voi porte eterne, alzatevi, il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? L'Eterno forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. O porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? L'Eterno degli eserciti, egli è il Re di gloria. Amen. Leggiamo il testo di introduzione al culto in Matteo 12, 39-41. Ma egli rispose loro: una generazione malvagia e adultera chiede un segno. Segno non le sarà dato se non il segno del profeta Giona, poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco, qui c'è più che Giona. Amen. Buon sabato a tutti, fratelli, benvenuti in questa nuova giornata di sabato dedicata a Liza. Come potete vedere, è stata allestita per l'ultimo sabato dell'Liza del 2022-2023. Oggi sul pulpito siamo in tre, io, Ashley e Sofia, e io vi darò una panoramica su quello che abbiamo affrontato durante il percorso dell'anno, e Ashley e Sofia vi presenteranno un personaggio in principale. Il primo personaggio che abbiamo affrontato è stato Esther, che da ragazza timida diventò una regina che salvò il suo popolo. Poi ci fu Gedeone, che da contadino insicuro diventò eroe nella fede, guidato da Dio. Poi c'è stato Pietro, che da pescatore diventò un grande fondamenta della Chiesa. E Maria Maddalena, che da peccatrice pentita diventò una grandissima seguitrice di Cristo. Poi c'è stata Ruth, che da ragazza vedova e straniera diventò progenia e madre della famiglia di Re Davide. Poi abbiamo incontrato anche Giuseppe, che da grande ragazzo sognatore diventò secondo dopo il faraone. Zaccheo, che da disonesto estrattore delle tasse diventò un uomo altruista e generoso. E Etiope, che da straniero enuco diventò un credente battezzato. E l'ultimo personaggio di cui vi parleranno Sofia e Ashley l'ho chiamato uomo ribelle, perché è un profeta che ha deciso di rifiutare quello che gli era stato chiesto da Dio. Ora do la parola ad Ashley. Buon sabato anche da parte mia. Come ha detto Fede, oggi parleremo dell'ultimo personaggio di quest'anno. Il libro di Giona si apre con una formula profetica classica e solenne: il Signore dirige la parola a Giona, figlio di Amitai. Se noi continuiamo a leggere il libro, possiamo sperimentare un sentimento di stranezza, perché non si tratta di una profezia, se no di un racconto normale. Il sentimento di stranezza arriverà inaspettatamente a leggere che Giona era un profeta ribelle, cioè ha fatto il contrario di quello che Dio le ha chiesto. Chi era Giona? Cominciamo con che lui si chiama Giona ben Amitai. Dio ordina a Giona di andare a Ninive, la grande città, e dirle che la sua malvagità è arrivata fino a lui. Il tema dei peccati di Ninive ci spiega qualcosa, perché sembra che qualcuno sta denunciando la malvagità che è arrivata fino a lui. Nella città di Ninive, secondo me, la parola bontà e amore neanche esistevano, e forse è stato proprio questo che ha fatto in modo che a Giona l'idea di andare lì non piacesse.
Giona se ne andò, però non a Ninive, se no che andò, anzi, è meglio dire, scappò a Tarsis. Fece il contrario di quello che Dio le ha chiesto. Almeno tutti abbiamo fatto stesso errore di Giona, no? La vera domanda qui è, perché questo atteggiamento da parte di Giona? Era un servo di Dio, perché non ha obbedito? Secondo me Giona ha ragionato come facciamo un po' tutti a volte. Ninive è una città malvagia, nessuno può cambiarla. Ma ricordiamoci che per Dio niente è impossibile. Giona vi fa venire in mente un altro profeta, Elia, che come tutti sappiamo anche lui è scappato, in questo caso dalla regina perché voleva ucciderlo. Elia però finisce con un incontro con Dio nel monte Horeb. Finirà anche Giona così? Giona riuscirà veramente a scappare da Dio? Giona nel suo viaggio scenderà nella parte inferiore della nave, nell'estiva, dove si trovano i barili o comunque gli attrezzi della nave. Però lì è dove comincia il vero caos. Il cielo comincia a oscurarsi, il vento diventa fortissimo, lampi, tuoni, onde che facevano cadere la barca da una la nave da una parte all'altra. Era venuta una propria tempesta. I marinai erano tutti spaventati che cominciavano a pregare i propri dei. Cominciano a buttare tutte le cose che erano nella nave per alleggerirla. Ma niente cambiava, la tempesta continuava. Quindi il capitano andò a svegliare Giona dicendogli: «Come fai a dormire con tutto questo caos? Dai, vieni anche tu a pregare il tuo Dio». Dopo tante preghiere però la tempesta continuava e i marinai erano nel panico totale. Immaginatevi voi per un istante in quella nave, con quella paura di morire lì. Alla fine i marinai cominciavano a pensare: se fosse per colpa di qualcuno che c'è questa tempesta? Quindi giocarono con la sorte e indovinate dove è finita la sorte? A Giona. Il capitano comincia subito a riempire le domande: chi sei, in che cosa lavori, di che popolo appartieni, di dove sei? Giona rispose con: io sono ebreo, adoro il Signore, Dio del cielo, mare e terra. Il mio Dio controlla tutto, lui potrà intervenire. Pensate che pur essendo un profeta fuggitivo, è stato un predicatore per i pagani in quel momento. Giona dice di buttarlo in mare, così la tempesta sarebbe finita. Però i marinai non volevano fare parte di un omicidio. Infatti tentarono molto, con i remi, di tornare alla riva, ma niente. Quindi dopo tanti insistimenti anche da parte di Giona, alla fine accettano. Però il capitano prima di buttarlo gli disse: che il tuo Dio ti salvi. E lo buttò e la tempesta finì. Per capire meglio, faremo vedere un video per far capire in che situazione erano i marinai e Giona in quel tempo. Capitano! Laggiù! Per tutti gli dèi! Serrate la vela! Assicurate le pugne e chiudete i boccaporti! Reggetevi! Peace.
Forse il vero Dio avrà pietà di noi. E così non moriremo. Dio, l'Iddio vivente, ha scatenato questa tempesta per colpa mia. Da dove vieni? Dici qual è il tuo paese? Di quale popolo sei? Io sono ebreo e adoro Geova, l'Iddio dei cieli, colui che ha fatto il mare e la terra ferma. Ero il suo profeta. Che cosa hai fatto? Lui mi ha detto di andare a Ninive e di portare un messaggio. Io invece sono scappato. Cosa dobbiamo farne di te affinché il mare si calmi? Cosa dobbiamo fare? Prendetemi e gettatemi in acqua e vedrete che il mare si calmerà. Perché so che è colpa mia se questa violenta tempesta si è abbattuta su di voi. Buttiamola in mare! Morirà! Se uccidiamo il profeta di Geova, lui cosa farà a noi? Se Geova vuole che vada a Ninive, si arrabbierà con noi se lo gettiamo in acqua! Prendete i remi, uomini! Remate per la vostra vita! Terra in vista! Muovetevi! Dobbiamo fare quello che ci ha detto Giona. Geova, non farci morire a causa di quest'uomo. Non ritenerci responsabili della morte di un innocente. Tutto questo sta accadendo per tua volontà, o Geova. Come dissi prima, alla fine lo buttano e ritornò una grande calma. I marinai infatti si resero conto che il dio di Giona era il vero dio, infatti fecero anche sacrificio per ringraziarlo. Intanto Dio aveva mandato un grande pesce che ingoiò Giona. Lo sapevate che pure 2 anni fa un pescatore, Michael, è stato ingoiato da un pesce, in questo caso una balena? Era un venerdì mattina quando Michael e un suo amico hanno avuto l'idea di andare in mare con la loro barca, e a Michael venne anche l'idea di saltare con la sua attrezzatura subacquea. E lo fece, ma dopo qualche secondo si trovò dentro lo stomaco della balena. Da un momento all'altro era nel buio totale. Non restò lì molto tempo, per essere esatti una 30ina di secondi, perché dopo la balena, per un colpo di tosse, lo sputò. Michael uscì con solamente una distorsione al ginocchio, poi il resto stava bene. Dio l'aveva salvato dalla morte certa. Ritornando a Giona, lui dentro fece una preghiera. Leggiamo Giona 2, dal 3 al 10. Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed Egli ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato, e Tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato. Tutte le Tue onde e i tuoi frutti mi hanno trovato. Io dicevo, sono cacciato lontano dal tuo sguardo. Come potrei vedere il tuo tempio santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha ingoiato. Le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Sono sprofondato alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa. O Signore, mio Dio, quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore,
e la mia preghiera è giunta fino a te, nel tuo Tempio Santo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia, ma io ti offrirò sacrifici, con canti di lode adempirò i voti che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. Amen. E adempirò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene al Signore. Fece questa preghiera per 3 giorni e notti, e allora lui si rese conto che era pronto per la sua missione. Dopo ordinò al pesce di vomitarlo, e Giona ritornò nella terraferma, e lì cominciò il suo viaggio a Ninive. Però per ora aveva imparato una lezione: nessuno può nascondersi o scappare da Dio. Buon sabato a tutti. Siamo arrivati nella parte in cui il pesce sputò Giona. Una volta che lo vomitò, il Signore gli disse di andare a Ninive, e così lui fece. La città era così grande che passò 3 giorni per attraversarla, e un giorno ad annunciare. Giona 3:4. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Su questo mi vorrei soffermare, perché su questa predica, che voleva dire, non cita nessun Dio, non cita nessun modo di come potevano pentirsi i niniviti e soprattutto nessuna colpa. Quindi è una predicazione senza un punto, un sodo, dice solo ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. La città è una similitudine al pesce perché è una città divoratrice, è una città potente, era una delle più potenti a quell'epoca. Era capitale di Assiria ed era nemica degli israeliti, quindi possiamo capire perché Giona non voleva andarci. Era più crudele persino di Egitto e Babilonia. Questi dati sono importanti perché comunque Dio manda Giona in una città pagana, ostile, ed era paragonata a Sodoma e Gomorra, quindi era famosa per malvagità. Cosa poteva fare Giona, che era solo un profeta indifeso, era solo uno straniero? E gli stranieri, soprattutto i nemici, li torturavano all'epoca, fino ad ammazzarli. Ma perché annunciarlo 40 giorni prima della distruzione? Dio aveva un piano, non era distruggere la città. Così anche noi facciamo. Un'altra domanda. La parola di Dio viene sempre compiuta? Sì. Però probabilmente non è sempre quello che vogliamo noi. In questo caso non è proprio quello che voleva Giona. Così i niniviti si pentirono, si vestirono di sacco, si coprirono di ceneri e digiunarono per 40 giorni. Intanto Giona andò fuori città e era un po' arrabbiato, confuso. Passati 40 giorni, arrabbiato, andò su un monte e parlò con Dio. Lo troviamo in Giona 4:2-3. Così egli pregò l'Eterno dicendo: Dio Eterno, non era forse questo che dicevo quando ero ancora nel mio paese? Per questo sono fuggito in precedenza a Tarshish, perché sapevo che sei un Dio misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. Or dunque, Eterno, ti prego, toglimi la vita, perché per me è meglio morire che vivere. Giona aveva predicato a più di 120.000 persone, solo con 5 parole praticamente, più il bestiame, e le aveva tutte salvate. Ma non è quello che voleva lui, non è proprio quello che voleva lui. Preferiva morire piuttosto che salvare queste persone. Si costruì una capanna e per ripararsi Dio gli mandò un albero di ricino e l'albero di ricino per ripararsi e mangiare il proprio frutto. Però mandò un verme e l'indomani morì l'albero. Così Giona si infuriò di nuovo e gli rispose e gli chiese di nuovo a Dio di morire. Però Dio gli rispose: fai bene a irritarti così? E secondo Giona era ragionevole la sua irritazione, perché i Niniviti erano persone orribili, non le aveva salvate, non erano morte.
E allora Dio gli risponde in Giona 4, 10, 11: tu hai pietà del ricino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte e in una notte è perito. E io non avrei pietà di Ninive, la grande città, nella quale si trovano più di 120.000 persone, che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra, e tanta quantità di bestiame? Dio ci guarda sempre con gli occhi misericordiosi, però noi non facciamo così. Un altro comportamento di Giona in cui noi ci possiamo rispecchiare era di guardare un po' a braccia incrociate dall'alto al basso i peccatori, quelli, le persone che secondo lui non erano corrette. Pensi che qualcosa non vada a scuola, non vada in chiesa, non vada tra i tuoi amici? Bisogna cambiare la cosa da dentro, non giudicare il fratello, non scoraggiarlo. Sii un cristiano che contagia il mondo. Con il tuo modo di essere dobbiamo preoccuparci di predicare ciò che invoglia, non ciò che distrugge o scoraggia i fratelli. Dobbiamo lasciarci trasformare il cuore dal Signore affinché il nostro cuore rinnovato possa essere di testimonianza verso coloro che non lo conoscono il Signore. Sii tu la testimonianza efficace per le persone, se ti fai cambiare il cuore ovviamente. Saremo come Giona e scapperemo da tutti rifiutando o accetteremo di parlare con tutti con nessuna distinzione. Che ognuno di noi permetta a Dio di trasformare il proprio cuore come Lui vorrebbe per te. Amen.